Ciao ragazzi e bentornati in detention. Siamo arrivati in questo posto inquietante, abbiamo salvato e adesso andiamo avanti. Allora, di qui c'era una porta, vediamo un po'. Ecco, con due simboli. Ah, abbiamo trovato l'altra volta questo. Impermanenza. Ok, antichi ufficiali. Colpiti dalla disgrazia, leggo per conto mio così, signore della morte, vista la loro lealtà, messaggeri di morte, ok. Moriva li vedeva arrivare a reclamare le loro anime, quindi qui dovremmo fare qualcosa sicuramente. Ma ancora non so cosa. Qua c'è qualcosa. Sulla porta sono scolpite due figure. Questi dovrebbero essere i guardiani, ma somigliano più al Heibei Munchang. Sembra che ognuno possa tenere in mano un oggetto, ma cosa manca? Ok, provo così giusto per. No, non penso, infatti, ma. No, dobbiamo trovare gli oggetti da mettere in mano. Ok, non c'è altro. Andiamo. Qui non c'è niente, guardiamoci bene attorno e. No, qui torniamo indietro. Io direi di continuare di qua. L'altra volta abbiamo visto questa parte. Vediamo. E siamo entrati qui. E qui, ragazzi, giusto per ricordarci, se non sbaglio, c'era questo, ma dobbiamo trovare dei soldi da metterci all'interno, una fornace, ok. Sì, quindi io direi. No, non c'è niente da raccogliere. Torniamo indietro e andiamo avanti. Possiamo salire o provare ad andare qua. Qua è chiusa. Qui possiamo salire o scendere. Saliamo? Dovrebbero esserci degli spiriti in questo piano perché abbiamo trovato sul diario queste informazioni. Spettro lanterna, dobbiamo fermarci e stare in silenzio quando le troviamo. Dai cardini crescono delle radici. La porta è completamente bloccata, è qui. Porta al tetto, ovviamente è chiuso. È chiuso? Sì. Che è qui? Ok. Ci sono molti film su questi scaffali. Sembrano essere aggrovigliati insieme. Adesso vediamo qua, eh. Sto guardando attorno. Il film nella sala multimediale viene proiettato da qui. Nelle lezioni di cultura militare spesso trasmettono film di propaganda politica. Il maestro ha sempre un milione di cose da dire su quello che succede nei film. Ci sono altri film che potrei vedere? Dobbiamo trovare qualcosa da mettere qui. Probabilmente. Qui non c'è nient'altro, mi sembra. E allora andiamo. Aspettate. È la stanza del proiettore, ovviamente. Andiamo. Sto rumore ho sentito. La sala multimediale, quando siamo fortunati, ci fanno vedere dei film come parte della lezione. È anche un posto perfetto per schiacciare un pisolino. Magari qui sta trasmettendo qualcosa, adesso controlliamo. Anzi, sicuramente c'era qualcosa perché era acceso. Andiamo. Una cosa abbastanza inquietante.
Ora la tavola è tutta ammuffita. Lo slogan dice: lascia la tua morte nelle mani degli altri. Qui c'è da prendere qualcosa. Aspettate un attimo. Questo è diversa questa scritta, mi sembra. Il patriottismo vuole il nostro sacrificio. Ok. Oddio ragazzi, ma che immagini inquietanti. Prendiamo questo. Cos'è? Una tomba senza nome si trova al centro della stanza. Non dovrebbe esserci seppellito niente lì sotto. Ci sono tre bastoncini di incenso non accesi. Prendi l'incenso, sì. Oggetto ricevuto, incenso. La tomba di Wei Chang Ting. Oh, giusto, Wei è già... Possibile che il lascito dei defunti sia sempre una semplice pietra? E non c'è altro, mi pare. Adesso abbiamo l'incenso. Ok, qui ci sono cose molto inquietanti. Le scritte? Quando sono apparse queste scritte, spia, si riferisce a un informatore? Sulla lavagna c'è scritto spia. Ok, non c'è altro qua, mi sembra. Direi di andare. Possiamo andare alla fornace e vedere se possiamo accendere l'incenso. Controllo di qua di nuovo, perché a volte le cose cambiano, no? Tornando indietro, quindi voglio vedere che non cambi qualcosa, magari. Per adesso è tutto anche troppo tranquillo. Zitti, zitti, zitti. Oddio! Ma... No, no, no! Ragazzi, però c'era scritto... Adesso da dove ripartiamo, però? Cioè, c'era scritto di stare fermi. E mo? Aspettate, dove siamo? Ah, ho capito, forse. Vediamo. O forse no. Aspettate. Perché qui, ragazzi, c'era scritto... Evita il suo sguardo e rimani immobile. Quindi forse mi dovevo girare. Quando ti verrà vicino, trattieni il fiato, non spaventarti, e lui proseguirà oltre. Quindi forse mi dovevo girare. Perché c'è scritto di... Lo spettro lanterna un tempo vagava senza sosta, ora serve obbedientemente il mondo dei morti. Ok. Non ti vedrà se girerai la testa dall'altro lato, quindi devo fare così. Vediamo se mi dice qualcos'altro questa. Fiuta la tua paura, ricordati di trattenere il respiro, quindi devo girarmi e fare così. Ok. O almeno, io non so se ci sono altri modi per girare la testa. Le urla di angoscia dei più deboli. Quando ti accorgi di non avere alcun potere, scegli di ferire chi è più fragile. Ok, ovviamente ripartiamo da qui, mannaggia. Vabbè ragazzi, vi taglio, non importa. Ah, l'incenso, no, ce l'abbiamo ragazzi. Vediamo se... No, giusto per provare. No, no, no. Ok. Abbiamo l'incenso, però. Ah, io direi di salvare. E andiamo. No, l'incenso non va qui. Però qui cosa c'è? No, sembrava una cosa diversa. Allora, nella fornace l'incenso non serve. In effetti era un po' troppo, ma... Andiamo via. Qui è sempre chiuso. Ah, c'era il piano di sotto, però. Andiamo al piano di sotto.
Non ci piace. Una figura inginocchiata con un simbolo di legno conficcato nella schiena. Con quel cappuccio sulla testa non so proprio dire chi sia. Non riusciamo a leggere il simbolo. No. Non c'è altro. Asse di legno con catene. Sui bordi c'è del sangue rappreso. Ok, me le guardo tutte. No, no, no. Però tutte uguali. Qui non legge. E qui? Forse qui va l'incenso. Incensiere divino del tempio. Prima di pregare la mamma accendeva sempre 3 bastoncini di incenso. Diceva agli dei il suo nome e la data di nascita. Poi li metteva nel recipiente spiritico. Spesso affidava loro i suoi tanti problemi e desideri. Perché non parlarne con una persona reale invece di inginocchiarsi davanti a un dio invisibile? Proviamo. Proviamo a fare così. Ho fatto come faceva mia madre, con l'incenso in mano, ignorando le preghiere che preferiva. Chiedo agli dèi soltanto la possibilità di vivere come me stessa. Cos'era quel rumore? No, ragazzi, aspettate, andiamo di qua. La cella è vuota, puzza come le piante marce. Qui ci sono sempre questi cosi. E c'è un'altra persona qua. Un'altra figura inginocchiata. Chi mai dovrebbe essere? Qui si può entrare, qui c'è qualcosa. Oggetto ricevuto, spirito dei soldi. Ah ah, qui dobbiamo andare alla fornace. Prima però... Una porta di metallo è chiusa. Ok, dobbiamo tornare indietro. Aspettate. Adesso se c'è il... Oddio. La cella è vuota. Puzza come le piante marce. Ok. Provo a riguardarlo un secondo. Vedere se ci sono altre informazioni. No. A volte compaiono altre cose, quindi ogni tanto io ricontrollo. Andiamo. Oh, è aperto, ragazzi. La porta della cella è aperta. Il simbolo di legno nella schiena della statua si è allentato. Oggetto ricevuto, simbolo. Vediamo un po', ok. Un simbolo di legno preso in una figura. Un simbolo di legno preso da una figura in una cella del seminterrato. Ok. E ancora non sappiamo come lo dobbiamo usare. Però adesso possiamo andare alla fornace. Andiamo. Oh, spiriti dell'oltremondo, vi offro lo spirito dei soldi per chiedere la vostra protezione. Il fuoco si è spento. La fornace improvvisamente è diventata fredda. Cosa c'è dentro? E questo cos'è? Sempre rimasto lì dentro, dovrebbe essere ridotto in cenere. Oggetto ricevuto, ventaglio piumato. Forse abbiamo gli oggetti da mettere in mano ai due tipi. Aia. Oddio. Cosa dovevo fare? Passare zitta zitta? Ok, quando si muore si parte da qui. Però ho visto che salva gli oggetti che si trovano in teoria, quindi poco male.
Si sono riempiti di malvagità. Ok, vediamo cosa dice la signora qui. Affrontali come affronti le anime erranti. Ok, quindi così. Quando si passa davanti alle marionette bisogna coprirsi la bocca. Allora, così abbiamo tutto, abbiamo tutto. Zitti zitti. E vabbè, ma forse ho un'idea. Allora, portiamola qua, poi zitta. Vai. Vediamo se riusciamo. Vai. Ok. Ah, aiuto. Adesso torniamo indietro e andiamo. C'è qualcosa di diverso qua? Aspettate. No, non c'è niente di diverso, vero? Controllo, scusate. Ma non c'è nulla. Salviamo. Ovviamente. E proviamo a mettere in mano gli oggetti a questi signori. E oppalala. Un'aria gelida proviene da lì dentro. Ok, anzi, risalviamo di nuovo prima di andare. Ok. Chi si fida, ragazzi? Chi si fida? La statua in rame del preside può essere visto più o meno da qualsiasi punto della scuola. Mi sento osservata. Qui c'è qualcosa. Un edificio in legno in stile giapponese. I pavimenti scricchiolano sempre. All'interno si trovano gli uffici degli insegnanti. Ok. Ok, non c'è altro. Guardo un po' tutto, ragazzi, anche se... Ok, qui si torna indietro. Niente, andiamo. Andiamo di qua. Zitta zitta. Aspettate. Aspettate, aspettate che si arriva più vicino, se no. Sì, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, dovevo star girata. Però ragazzi, via, via, via. È a tempo, quindi che ansia. La sala della musica, c'è un pianoforte all'interno, probabilmente è stato usato per l'ultima volta durante la gara di coro delle matricole. Aspettate, sì, entriamo, anzi. Ogni semestre abbiamo lezioni di musica, ma viene soprattutto usata come sala prove. E qui? In mezzo alla stanza c'è una gabbia per uccelli. All'interno c'è rinchiuso un pupazzo.
ha un cappuccio. Non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Non possiamo raccoglierlo, giusto? No. Perché dentro qua non si può aprire. Ok. Per adesso non possiamo fare granché. Qui però c'è il pianoforte. Magari dobbiamo trovare uno spartito? Qualcosa? Per ora non abbiamo niente. Aspettate. L'interruttore della luce del corridoio. Ok. Per adesso lo guardiamo e basta. La sala degli annunci. Ci sono svariati apparecchi all'interno. Sul tavolo c'è la strumentazione per gli annunci. Gli altoparlanti stanno emettendo solo del flebile suono statico. Si possono quasi sentire dei sussurri. Ragazzi, è qua. Sta crescendo un albero dalla parete. Le sue foglie sono dappertutto. Il muschio cresce sulla porta e sulle finestre. Sì, però ci sono dei volti. Ma lei non li nota. Ok. Qui sotto? Ok. Un grande stereo 8. In generale viene usato per gli annunci scolastici. È attaccato alla corrente. Devo solo metterci un nastro per stereo 8. Quindi non abbiamo nastro, non abbiamo niente per ora. E qui? Ok. Per ora non possiamo fare nulla, ovviamente. Quindi andiamo. Dobbiamo trovare un po' di cose. Facciamo così. Aspettiamo, aspettiamo. Ok. Adesso controlla. Che io non lo stia guardando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, aiuto. Possiamo andare di qua e anche di là. Andiamo prima di qua. Allora. Qui c'è qualcosa. Un teatrino per marionette. Spesso mi capitava di vederle quando andavo al tempio. Sembra esserci del materiale di scena sul palcoscenico. Salgo la scala per darci un'occhiata? Io direi di sì. Allora, questo. Questa scena mi fa venire in mente qualcosa. Un paio di mani da manichino. È una messa in scena per una recita di marionette? Ovviamente questo ci fa venire in mente Way. Forse è un indizio appunto per qualcosa. Voglio provare a... Così, giusto per scrupolo. Ma no. C'è niente da fare. Per adesso non possiamo fare molto. Andiamo di qua. Qui c'è qualcosa. Sembra che ci sia incastrato qualcosa nell'albero. Nastro per stereo. Bene, dobbiamo tornare indietro. Ok. Vediamo se ci fa salvare anche da qualche parte. Qui non c'è niente. Andiamo di qua. Vediamo cosa c'è. Ora la porta è sbloccata.
Ah, ok, ho capito. Potremmo salvare. E fermarci. Forse è venuta un po' più corta questa puntata, però per stavolta ci può stare. Salvare progressi? Sì. Perfetto, ragazzi. Io direi che possiamo fermarci qua. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!